Bene, ci sono altri consiglieri che hanno da fare comunicazioni? Prego, consigliere Nicetti, comunicazione. Prego, assessore Di Cesare. Buonasera a tutti. E niente, io a seguito della nomina d'assessore ai lavori pubblici volevo semplicemente ringraziare pubblicamente il sindaco e tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia e colgo anche l'occasione per ringraziare l'assessore Di Croce e l'assessore Di Battista per la disponibilità e la collaborazione data in questi giorni. E questa carica mi onora moltissimo e so che comporta diverse responsabilità. Io mi impegnerò al meglio nel portare avanti tutti i progetti che riguardano il settore che mi è stato affidato. Grazie. Grazie assessore Di Cesare, prego consigliere Pedone. Sono davvero un bel come si sta. Prego, consigliere Pedone. Sarò velocissima. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti perché la mia prima presenza qui, tanti li conosco, qualcun altro non lo conosco, avrei avuto per conoscerci. Volevo prima di tutto ringraziare tutti coloro che nel maggio 2014 mi hanno votato, così grazie a loro sono venuta a venire qui. Volevo ringraziare il sindaco, in giro, poi il presidente, il segretario della giunta e i consiglieri, certo, arrivavo anche a voi, che mi hanno dato il benvenuto, mi hanno fatto sentire il mio agio sin dal primo momento. E niente, volevo ringraziare tutti, sono felice di essere far parte di questo consiglio e spero di lavorare con tutti in maniera pacifica, leale e con la massima trasparenza. Vedo che non è stato un bel incontro. Siamo nella fase di riscaldamento. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Lezzone.
ringraziare inoltre due persone che sono state determinanti nell'accendere in me prima l'interesse per la politica e poi la voglia di partecipare attivamente. La prima è il sindaco Antonio Tutolo, che è spostato. Che ha avuto il coraggio di attuare una vera rivoluzione politica nella città. È stato il primo che ha preso la sua rabbia verso la mala politica, verso il declino in cui stava andando questa città, alla porta di mezzo alla gente. E non me ne vogliono i consiglieri di opposizione, ma il fatto che anche loro sono tornati più spesso in piazza a fare comizi con un altro è una presa d'atto che il sindaco abbia un po' stravolto le carte in tavola e abbia smosso un po' con la bandiera politica. Mi ricordo che tanto diciamo che adesso andate più spesso, ma è una cosa buona, speriamo di sì. L'altra persona che voglio ringraziare è il consigliere Marucci, perché Michele 5 anni fa mi ha coinvolto in questo casino e credetemi, non è facile al giorno d'oggi convincere un ragazzo a solamente parlare di politica, figuratevi a farne. Io faccio parte della generazione post-Tangentopoli dei delitti di mafia, che se da un lato ha scosso gli anni, dall'altro è stata una mazzata tremenda per la fiducia nella politica della popolazione. La gente, politicamente parlando, è caduta in una fase di sonno e inconsapevolezza e penso che il nostro compito sia proprio quello di svegliare le persone, di essere canalizzatori di giusti ideali, di essere faro per i giovani, non che vogliono solo avvicinarsi alla politica, ma che vogliono essere anche parte integrante di una cittadinanza attiva. Noi siamo la generazione delle citazioni su Facebook, ormai c'è un network, quindi ci tengo anche io a fare una citazione. Di uno dei politici che forse è stato e fortunatamente ancora lo è, un punto di riferimento per molti noi giovani, anche se magari non l'abbiamo vissuto. Era il 1978, l'Italia veniva da una disoccupazione galoppante, soprattutto giovanile, dalle morti di Aldo Moro e di Peppino Impastato. L'allora mio presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, diceva nel discorso di fine anno. Quindi i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. E penso che questo sia il dovere principale nei confronti dei giovani di chi fa politica. Io penso di essere lungo, però. Sei lungo. Poi siete arrivati, sapete voi, quindi. Concludo dicendo di essere onorato di far parte di questo consiglio, dove ho la fortuna di essere affiancato da professionisti dal quale cercherò di apprendere il più possibile, sia per la mia crescita personale e anche cercando di dare il mio contributo alla rinascita del posto che amo. I miei auguri vanno al mio capogruppo Vincenzo, alla mia assessore Carmen Di Cesare, al nuovo vice sindaco Fabrizio, al presidente, al sindaco e a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Non è che la prima non c'è scritto, l'ho detto io. La speranza di creare comunque un dialogo costruttivo volto al bene comune. Grazie.